Dal Vangelo secondo Marco. Una buona domenica a tutti. Nel brano evangelico che tra poco ascolteremo, noi sentiremo citare i nomi di alcuni villaggi che vale la pena localizzare, così riusciamo a seguire meglio il racconto dell'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Sullo sfondo ho collocato una foto aerea nella quale voi vedete il Mar Morto e a oriente del Mar Morto, nell'attuale Giordania, c'era la terra dei Moabiti dei tempi biblici. Vi viene indicato anche Gerico a una quindicina di chilometri a nord del Mar Morto ed è da lì che Gesù è partito insieme con i suoi discepoli dopo aver guarito il cieco Bartimeo. Lui deve risalire il deserto di Giuda, 1000 metri di dislivello, per giungere a Gerusalemme, la meta del suo viaggio, perché è lì che lui darà la testimonianza massima del suo amore, donando la propria vita. In questo deserto di Giuda ci sono oggi degli insediamenti ebraici, ve ne viene indicato uno molto famoso, Maale Adumim. Comunque questo ci interessa poco, ci interessa invece di più dove si trovava Betania, a oriente del Monte degli Olivi, e poi soprattutto Betfagé, dal villaggio dal quale partirà Gesù sull'asinello. Vi viene indicato anche il tragitto che lui farà con l'asinello, scenderà lungo il Monte degli Olivi, giungerà al torrente Cedron, lo attraverserà e poi entrerà nel Tempio. Sentiamo adesso il racconto. Quando furono vicini a Gerusalemme, verso Betfagé e Betania, presso il Monte degli Olivi, mandò due dei suoi discepoli e disse loro: «Andate nel villaggio di fronte a voi e subito, entrando in esso, troverete un asino legato sul quale nessuno è ancora salito. Slegatelo e portatelo qui. E se qualcuno vi dirà perché fate questo, rispondete: il Signore ne ha bisogno, ma lo rimanderà qui subito». Andarono e trovarono un asino legato vicino a una porta, fuori sulla strada, e lo slegarono. Alcuni dei presenti dissero loro: «Perché slegate questo asino?» Ed essi risposero loro come aveva detto Gesù, e li lasciarono fare. Nella foto sullo sfondo voi vedete la Betfagé del 1910, un villaggio che non doveva essere molto diverso da quello del tempo di Gesù. E notate, c'è una cappella francescana, è stata costruita sul luogo dal quale Gesù sarebbe partito per andare verso Gerusalemme, un luogo che era già sacro al tempo dei crociati. Come mai Gesù è partito da qui servendosi di un asinello, non è andato a piedi come era solito fare? Facciamo attenzione, perché stiamo per assistere a una scena che Gesù ha chiaramente messo in programma da tempo e che ha studiato molto bene, perché ha un messaggio importante da comunicarci. E quando si vuole fare una rappresentazione bisogna trovare gli attori. E il primo di questi attori, il protagonista, non è Gesù. È un asinello che è legato vicino a una porta e Gesù incarica due dei suoi discepoli di andarlo a slegare. A questo punto inizia la rappresentazione e facciamo attenzione a tutti i dettagli. Come Gesù aveva previsto, i due discepoli incontrano la reazione della gente del villaggio che non vuole che venga slegato l'asinello. E notiamo che non è il padrone,
ma la gente del villaggio che vuole impedire ai discepoli di slegare l'asino. Questa opposizione del villaggio all'ordine di Gesù è importante. Infatti viene richiamata per due volte, quando Gesù fa la previsione e poi quando si realizza. Che cosa significhi slegare l'asinello? Lo vediamo più avanti. Quando nei Vangeli si parla del villaggio, facciamo attenzione, perché di solito si fa riferimento al luogo dove Gesù e il Vangelo sono rifiutati, anzi sono osteggiati. Tipico Nazaret. Ricordiamo che quando Gesù entra in questo villaggio e comincia ad annunciare il Vangelo, viene cacciato via, viene osteggiato, rifiutato, vogliono continuare con le loro tradizioni, il loro modo di pensare, non vogliono delle novità. Quando Gesù vuole curare il sordomuto, lo porta fuori dal villaggio, perché se rimane nel villaggio continua ad ascoltare quello che dicono tutti, quello che pensano tutti, e allora queste orecchie rimangono chiuse alla novità del Vangelo. Bisogna uscire dal villaggio. Quando Gesù ha curato il cieco di Bezzaida, alla fine gli dice: va a casa tua, ma non rientrare nel villaggio, altrimenti continui a vedere le cose come le vedono tutti, i soldi come li vedono tutti, i piaceri, i divertimenti, la guerra come la vedono tutti. No, lasciati aprire gli occhi dal Vangelo e non tornare più in quel mondo lì, nel villaggio. Quando qui si parla del villaggio, si intende il luogo della tradizione dove la gente coltiva concezioni di vita che non sono quelle del Vangelo, concezioni cui sono affezionati e che non sono disposti a modificare. È il luogo dove ogni novità è vista con diffidenza e viene osteggiata. Nel nostro caso, Gesù vuole che l'asino sia slegato e la gente del villaggio non vuole. Vediamo di capire chi è questo protagonista di cui il brano parla con insistenza. Difatti l'asino è citato ben 4 volte nel nostro racconto. Nell'Antico Testamento si parla spesso dell'asino, le ho contate 111 volte. È il simbolo dell'animale mite, pacifico, laborioso. L'animale che lavora e basta, anche se lo picchiano, non reagisce, non si ribella. È il simbolo del lavoro e della pace. Fa girare le macine dei mulini, in Egitto faceva girare le ruote per tirar su l'acqua dai pozzi. È sempre impiegato per attività belle che producono vita, mai usato per la guerra. Gesù ha scelto l'asino proprio in contrapposizione al cavallo, che è l'animale veloce, agile, superbo, che non era mai usato per i lavori dei campi, ma per gli ingressi trionfali dei sovrani e soprattutto per le battaglie. I faraoni, i re assiri e babilonesi, sono mai raffigurati seduti su un asinello, sempre su carri da guerra, con l'arco in mano, carri trascinati da focosi destrieri. Nella Bibbia, infatti, l'espressione cavallo e cavaliere è tecnica per indicare la forza bellica. Ricordiamo il canto che troviamo al capitolo 15 del libro dell'Esodo: cavallo e cavaliere li ha gettati in mare, i carri del faraone e il suo esercito li ha gettati nel Mar Rosso, i suoi combattenti scelti sono stati sommersi negli abissi che li hanno ricoperti, sono sprofondati come pietra. Eppure i re di Israele bramavano anche loro avere i cavalli, i cavalieri, i carri da guerra. Quando il re Zecchia
manda dei messaggeri in Egitto per comperare dei cavalli. Il profeta Isaia reagisce e dice: guai a coloro che scendono in Egitto per cercare aiuto e pongono la speranza nei cavalli, confidano nei carri. Dotare l'esercito di una impetuosa cavalleria era sempre stato il sogno dei re di Israele. Pensate che per procurarsi i cavalli, dice il libro del Deuteronomio al capitolo 17, erano giunti a vendere i figli del loro popolo come schiavi e mercenari degli egiziani. Al tempo di Gesù, gli israeliti continuavano con questi sogni. Attendevano il Messia come un re guerriero, potente, dominatore, che doveva avanzare su carri da guerra trascinati da cavalli. Non era così che la pensava Dio, e lo aveva detto chiaramente per bocca del profeta Zaccaria. Ascoltiamo insieme questa profezia, che non piaceva tanto ai rabbini, perché smentiva le loro attese e i loro sogni di un regno grande di questo mondo. Ascoltiamola. Esulta grandemente, figlia di Sion, giubila, figlia di Gerusalemme. Ecco, a te viene il tuo re. Egli è giusto e vittorioso, umile, cavalca un asino, un puledro figlio d'asina. Farà sparire i carri da Efraim e i cavalli da Gerusalemme. L'arco di guerra sarà spezzato, annunzierà la pace alle genti. Il suo dominio sarà da mare a mare e dal fiume ai confini della terra. Questa profezia è stata pronunciata verso il 320 avanti Cristo e il periodo storico è quello immediatamente successivo alle grandi conquiste di Alessandro Magno, e sappiamo molto bene qual era la logica che ha deciso tutte le gesta di questo personaggio. Israele in questo tempo è un popolo insignificante, è sottomesso ai Seleucidi, che hanno appena iniziato a dominare nella Siria e nella Palestina. E il profeta annuncia agli israeliti che in Gerusalemme ci sarà l'intronizzazione del nuovo re, del Salvatore promesso dal Signore. Ma aggiunge subito: fate attenzione, perché potreste non riconoscerlo. Sarà una sorpresa, non giungerà a capo di un forte esercito, montando cavalli, guidando carri da guerra, ma entrerà in Gerusalemme umile, cavalcando un'asina sopra un puledro figlio d'asina. E non viene perché ha scoperto nuove armi più potenti per distruggere tutti i nemici. No, viene proprio per porre fine a tutti i regni fondati sulla forza e sul dominio. Lui proporrà un regno opposto, quello del servizio. Viene per distruggere i carri da guerra, per spazzar via per sempre gli archi da guerra, e viene per dare inizio a un regno e a un mondo di pace. Gesù ha realizzato alla lettera questa profezia, proprio per dirci che ha avuto compimento la profezia, è iniziato questo nuovo regno. E viene notato da Gesù che sull'asinello non è mai salito nessuno, lui è il primo. Nessuno dei grandi di questo mondo, Alessandro Magno, non era salito sull'asinello, né lui né gli altri. Hanno sempre cavalcato destrieri e carri da guerra, sempre hanno coltivato sogni di dominio, tutta la storia è un elenco di violenze. Eccolo il messaggio del gesto di Gesù. L'asino è il simbolo del servizio.
Il servizio è la caratteristica del mondo nuovo, quello introdotto da Gesù, il primo che si è seduto sull'asino. Nella lettera ai Galati, Paolo raccomanda: portate i pesi gli uni degli altri, proprio come fa l'asino, che è il simbolo di chi porta i pesi. Del resto il verbo greco impiegato è bastazein, da cui viene il basto che è sull'asino. La pulsione che ci spinge a interessarci del bisogno del fratello e a servire il fratello, a portare i pesi del fratello, viene dallo spirito che Dio ha messo in ogni uomo. E bisogna sciogliere, slegare questa pulsione a servire, perché è tenuta bloccata dal nostro egoismo. E nel villaggio non si vuole slegare l'asinello che porta a servire. Tutti vogliono continuare a cavalcare i destrieri. E allora non soltanto l'agnello, anche l'asino rivela il cuore di Gesù, che è servo per amore. È necessario fare una scelta fra i regni di questo mondo, quelli del villaggio dove tutti ragionano, pensano, agiscono allo stesso modo, e la proposta del regno fatta da Gesù. O si continua come prima o si accoglie la sua proposta che noi vediamo in questo gesto. E la scena infatti continua raccontandoci la reazione dei discepoli e della folla al gesto di Gesù. Sentiamo. Portarono l'asino da Gesù, vi gettarono sopra i loro mantelli ed egli vi salì sopra. Molti stendevano i propri mantelli sulla strada, altri invece delle fronde tagliate nei campi. Quelli che precedevano e quelli che seguivano gridavano: Osanna, benedetto colui che viene nel nome del Signore, benedetto il regno che viene del nostro padre Davide, Osanna nel più alto dei cieli. Quando arriva l'asinello, il protagonista della scena, che cosa fanno i presenti? Tutti mettono mano al loro mantello, i discepoli lo gettano sull'asinello, tutta l'altra gente lo stende lungo la strada. E notiamo, tutta questa gente non sono gli abitanti di Gerusalemme, che non sanno nemmeno che Gesù sta arrivando, sono coloro che hanno accompagnato Gesù dalla Galilea, vengono da Gerico, sono arrivati insieme con lui lì a Betfagè. Sono due gruppi distinti, i discepoli che buttano il mantello sull'asinello e tutta l'altra gente invece che lo stende lungo la strada. Che cosa significano questi due gesti? Per capirli faccio riferimento a due racconti che ci sono nell'Antico Testamento. Il primo riguarda il gesto del profeta Elia, il quale a un certo punto ha voluto comunicare a Eliseo il proprio spirito, la propria missione profetica. E allora è andato a trovarlo mentre stava lavorando là nel campo e gli ha gettato il proprio mantello. Lo getta su di lui, è come se gli volesse consegnare tutto se stesso, gli sta affidando la propria vita, la propria missione, il mantello. Indica tutta la persona che viene consegnata all'altro. Elia consegna tutta la propria persona a Eliseo. Allora, il gesto dei discepoli di buttare il loro mantello sull'asinello significa consegnare a questo asinello la propria vita, significa dare la propria adesione alla proposta di vita che attraverso l'immagine dell'asinello Gesù ti fa, cioè renderti sempre disponibile a comportarti da asinello di fronte ai bisogni
del fratello a portare i pesi degli altri. Le folle compiono un gesto diverso. Non danno la loro adesione al nuovo regno, stendono i mantelli lungo la strada. Che cosa significa? C'è un altro racconto che si trova nel secondo libro dei Re, al capitolo 9, quando viene raccontata la rivolta di Jehu contro il re Joram. E Jehu riesce a vincere, uccide il re Joram e prende lui il potere. Che cosa fa la gente? Tutti prendono in fretta i loro mantelli e li stendono davanti a lui. Poi suonano la tromba e gridano: Jehu è il re. Stendere i mantelli davanti a Jehu significa dichiarare la propria disposizione a essere sottomessi a lui. È un gesto diverso da quello dei discepoli, perché la gente dichiara di essere disposta a obbedire al nuovo re. Si dichiarano disposti anche a giocarsi la vita per questo re. Ma quale regno hanno in mente? Basta ascoltare ciò che gridano e capiamo subito a quale re sono disposti a obbedire. Gridano: Osanna al figlio di Davide, cioè a colui che assomiglia a loro padre Davide, che era un guerriero che sconfiggeva i nemici, che aveva vinto contro i Filistei. È questo il regno che loro hanno in mente. Stanno con Gesù, ma continuano a pensare al regno vecchio, quello del potere, non quello del servizio. Non è il regno proposto da Gesù. In pratica, tutta questa gente, anche se sta con Gesù, continua a pensare alla sostituzione degli attuali dominatori, che sono i romani, prendere il loro posto, cioè dare continuità a quella che è sempre stata l'eterna commedia della storia, quella della legge del più forte. E non sorprende quindi che quando questa gente capirà chi è e che proposta di regno sta facendo colui che è seduto sul suo trono, che è l'asinello, quando si renderanno conto di avere sbagliato persona, che cosa chiederanno a Pilato? Crocifiggilo, perché un re così a noi non interessa. Credo sia giunto il momento di identificare questo asinello. Quando noi diciamo asino, significa ignorante. Lo dicono i professori quando un alunno non impara, perché l'asino non impara. L'asino agisce per un suo istinto, non può essere addestrato, si può addestrare il cavallo. L'asino no, risponde alla sua natura e basta. E questa natura, abbiamo già detto, è quella dell'animale umile, mite, pacifico, laborioso, sempre pronto a servire, a portare i pesi. Chi è questo asinello? Chi è questo protagonista? È Gesù l'asinello. È lui che è mosso da questa natura divina che lo porta solo a servire. E allora chiede a tutti noi: prendi il tuo mantello e decidi cosa vuoi fare. Vuoi buttare il tuo mantello, cioè tutta la tua vita, su di me, che mi comporto da asinello, oppure vuoi stenderla davanti ai re di questo mondo per dare la continuità ai regni del vecchio mondo? Fai la tua scelta. Sentiamo adesso come si conclude il racconto. Ed entrò a Gerusalemme nel Tempio, e dopo aver guardato ogni cosa attorno, essendo ormai l'ora tarda, uscì con i dodici verso Betania. È stata fatta una lunga introduzione all'ingresso di Gesù in Gerusalemme. Poi alla fine
non accade nulla. Gesù si limita a osservare tutto ciò che sta accadendo lì nella spianata del Tempio. È stata creata una forte tensione nell'attesa di ciò che accadrà il mattino seguente. La notte Gesù la trascorrerà a Betania, poi per 6 giorni lui rimarrà a Gerusalemme prima della Pasqua, la sua ultima Pasqua, e ogni mattino si recherà nella spianata del Tempio, dove ci sarà una serie di dispute con l'autorità religiosa, scribi, farisei, sadducei, con coloro che rifiuteranno la sua proposta di rapporto nuovo con Dio e l'immagine di uomo riuscito secondo Dio, non colui che domina, ma colui che si fa asinello, cioè si mette totalmente a servizio del fratello. Alla fine questo rifiuto si tradurrà nell'eliminazione di chi fa la nuova proposta. Metteranno in croce Gesù di Nazareth, lo porranno nel sepolcro, saranno i vincitori. Ma nel giorno di Pasqua Dio proclamerà il vero vincitore, colui che ha costruito una vita autentica, il vero uomo, Gesù di Nazareth, perché nessuno è stato un asinello come lui, nessuno ha servito come ha servito lui. E vita riuscita sarà quella di tutti coloro che porranno il loro mantello, cioè tutta la loro vita, su Gesù di Nazareth. Auguro a tutti una buona domenica e una buona settimana santa in preparazione al giorno di Pasqua.